Buonasera, che piacere. Io anticipo di essere non emozionata di più. È partita questa rassegna, molto bella, Chuck, ripartiamo da Lamezia, e abbiamo avuto l'onore di poterla chiudere. Io voglio dire due parole adesso, perché è possibile che alla fine degli spettacoli non ce ne sia la possibilità, e voglio partire un pochino da lontano, così aspettiamo un po' che imbrunisce. Le mie mamme sono quelle che ringrazio prima di tutto, e sono le mamme dei ragazzi, sanno che io amo molto le collaborazioni al femminile, e questa serata è stata una collaborazione veramente al femminile, perché io ho la fortuna poi, contrariamente a quello che si può pensare, di incontrare sul mio percorso queste donne straordinarie. E io voglio partire, no? Da innanzitutto Nadia Donato, che collabora con me in questa iniziativa, è una bravissima giornalista, una donna energica, straordinaria, piena di iniziative. Poi Manuelita Jacopetta, che ha realizzato un gioiello che verrà estratto stasera alle 21 tra tutti i biglietti e verrà donato a uno di voi, ed è un gioiello del famoso brand Fascino Bizantino, molto bello. Poi c'è stata la collaborazione molto bella con Sonia Carnovale di Vita Ambiente, con Antonietta D'Amico, che non ho visto ancora, che si occupano, come me, amano gli animali e si occupano di randagismo anche tra tutte le altre attività. E abbiamo deciso di fare questa serata a favore di questa iniziativa contro il randagismo, perché è giusto, secondo me, questo è un mio pensiero, che laddove ci sia un momento di difficoltà, quando amiamo il nostro territorio, e Lamezia è un territorio che merita di essere amato, in questo momento è amato dall'amministrazione comunale, poi a questo ci arrivo, è giusto che tutti i cittadini ci diamo una mano, e il fenomeno del randagismo è un fenomeno comunque difficile da contrastare, da combattere. Quindi queste due persone, queste due donne insieme a me portano avanti questa battaglia, quindi questa serata sarà a favore di questo evento per dare anche sensibilità a un fenomeno che può essere, con l'aiuto di tutti, quantomeno placato. Poi c'è una donna minuta, bella, e tanto minuta quanto determinata, che è l'assessore Vaccaro. Io vorrei fare un applauso. Ci siamo conosciute in occasione di questa, della preparazione di questa rassegna, e questa donna, con a disposizione pochissimi mezzi in questo momento, sta realizzando per Lamezia delle cose straordinarie. Io sono adottata dalla vostra città, chi mi conosce sa che non sono di qua, senza andare a dire da dove vengo, ma sono adottata da voi da 10 anni, conosco Lamezia da tanto tempo, ed è la prima volta che mi capita di vedere questa, ecco, nel caso dell'assessore Vaccaro, questa attenzione con pochissimi mezzi a cercare di fare rivivere la città anche in un momento difficile come questo dell'emergenza sanitaria. Come vedete, tutte queste iniziative che si sono realizzate per Chuck Ripartiamo da Lamezia sono tutte iniziative che sono state fatte nella piena sicurezza, dando la possibilità comunque di provare a rivivere l'arte, il teatro, la cultura gastronomica e tutte quelle cose belle che ci consentono anche di vivere, no? Perché cultura e arte sono importantissime. E quindi questo, ecco, vi faccio capire come in questo percorso così breve io sia venuta a contatto con queste donne straordinarie. E io voglio fare un applauso, me lo dovete fare voi, grazie, ci tengo tantissimo, a questa iniziativa realizzata. E poi c'è un uomo che ci ha dato una mano, che guida, che è il nostro sindaco, che adesso magari mi farebbe piacere che dicesse due parole, che ci ha dato il via libera e ci ha dato la possibilità di organizzare questa, nello specifico questa bellissima iniziativa. Stasera vedrete Alice nel Paese delle Meraviglie, che è uno spettacolo adatto a tutte le età, e Romeo e Giulietta, una favola, Alice nel Paese delle Meraviglie, una favola piena di significato. Romeo e Giulietta, una storia d'amore senza tempo, potrebbe essere secondo me ripetuta e verrà ripetuta, non so per quanto tempo, rimarrà sempre bella da vedere e bellissima da ascoltare. La vedrete realizzata dalla compagnia teatrale Regola d'Arte, che cerca
di realizzare questi spettacoli. Quest'anno ci fregiamo, tra l'altro, e io me ne voglio vantare, di far parte della Federazione Italiana Teatro Amatoriale, e so che ospite un rappresentante anche dei Vacantusi, che è Nico Morelli, alla quale voglio fare un applauso, che realizza sempre per la Mezia delle iniziative straordinarie insieme ai Vacantusi. Quindi tutti abbiamo fatto tutti rete per realizzare delle iniziative bellissime all'insegna anche della solidarietà. Io ho finito, non dico più altro perché non voglio dilungarmi. Se il sindaco e l'assessore, il sindaco vuole salire, l'assessore vuole salire, Nadia. In ultimo c'è un altro che io volevo ringraziare dopo, però c'è un altro angelo custode, questa volta un altro maschietto, senza la quale tutta questa iniziativa non sarebbe stata possibile. È Luigi Talarico della MP Comune, della MP Produzioni, che mi ha aiutato con una pazienza che io non so neanche, cioè una pazienza infinita nella realizzazione dell'evento. Quindi tutto quello che vedete dovete ringraziare lui. Io lo inviterei a salire sul palco, se c'è, non lo vedo, perché veramente in realtà io non vedo nulla. Ecco, c'è, buonasera. Sindaco, lascio a lei la parola. Buonasera a tutti. Io, quale sindaco della città, sono il primo a dover ringraziare i tanti che in quest'estate difficilissima, estate comunque post-Covid, estate nella quale abbiamo ancora tutti un grande timore, anche giustificato da ciò che ascoltiamo, da ciò che accade, vi siete battuti alla grande, affrontando le tante difficoltà burocratiche e di ogni genere, per far sì che questo territorio potesse ricominciare veramente a vivere. Allora, questa sera Tiziana ha ringraziato tanti, ma noi dobbiamo soprattutto ringraziare Tiziana. Avere la possibilità, e lo dico senza essere il solito lamentino innamorato della sua terra, avere la possibilità di questo duplice spettacolo, spettacoli immortali, sino a quando esisterà l'uomo sulla terra, esisteranno questi spettacoli, esisterà Alice, esisterà Romeo, esisterà Giulietta, ma noi questa sera abbiamo la possibilità di vedere questi spettacoli in uno scenario che è letteralmente incantevole, l'Abbazia Benedettina di Sant'Ofemia. Probabilmente qualcuno di voi stasera è venuto per la prima volta, sappiate che avete messo piede in uno dei posti sicuramente più belli dell'Italia meridionale. È un posto stupendo, incantevole, suggestivo, valorizzante della nostra terra, e per noi essere riusciti, nonostante le tante difficoltà che ci sono in questo 2020, a riaprirlo, a far sì che quest'estate sia non solo teatro di tanti spettacoli eccellenti quali quelli che vedremo stasera e altri che abbiamo ammirato sempre presso l'abbazia, ma questa abbazia, lo dico, è aperta per essere visitata. Finalmente, dopo decenni, la Mezia è riuscita a far sì che questa abbazia il pomeriggio, in determinati orari, è aperta, e chi la vuole visitare con attenzione, perché stasera vedete quanto è stupenda, però non riuscite a cogliere e soprattutto ad ascoltare da chi meglio di me saprà descriverne la storia, la tradizione e quello che rappresenta, un qualcosa di bellissimo. Allora io lancio, perché lo devo sempre lanciare anche in momento di difficoltà, io lancio un appello alla città. Dobbiamo essere necessariamente tutti uniti, dobbiamo smetterla coi piagnistei e le inciviltà, dobbiamo smetterla con le inutilità quotidiane di tanti e dare ciascuno un proprio contributo, senza polemiche, senza essere primatori, senza voler necessariamente divenire quello o divenire quell'altro. Noi stasera vedremo bambini all'opera, vedremo ragazzini, cerchiamo veramente tutti assieme di lavorare per dare un futuro a questi bambini, per dare una città sempre più bella, per dare spettacoli quali questi sempre più frequenti, per poterli portare in ogni angolo della città. Noi che governiamo siamo qui per questo, ma noi dobbiamo tendere la mano a tutti coloro che vorranno assieme a noi dare serate quale queste, ma noi aspettiamo anche che tanti in questa
questa città possano tendere verso di noi la mano della collaborazione, la mano del contrasto al degrado, del contrasto all'inciviltà. Allora partiamo da questa manifestazione bella che vi è stata quest'estate e che continuerà, l'ha detto prima l'assessore Vaccaro, non finisce stasera questa manifestazione perché noi la Lamezia la dobbiamo continuare a far vivere nonostante il Covid, andiamo avanti tutti insieme, senza polemiche, senza contrasti, pensiamo che c'è il fine del bene comune che deve governare ogni nostra azione. Io sono convinto che si possa veramente intraprendere un percorso di grande positività e anche di più innamorarsi di questa terra. Io lo vedo dagli occhi e dallo sguardo di Tiziana, che è innamorata comunque della nostra terra, amiamola anche noi come la ama Tiziana, come la amano tanti figli adottivi. Vediamoci questi bellissimi spettacoli e viva la cultura e viva Lamezia. Sì, grazie, ha già detto tutto il sindaco, ma soprattutto Tiziana. Io saluterei prima i protagonisti di questa serata, i bambini, e chiederei un applauso per loro. Buonasera bambini e benvenuti presso l'Abbazia Benedettina di Sant'Ofemia, perché questo spettacolo è tutto per voi. E poi ringrazio Tiziana, prima hai toccato tutte le parole chiave più importanti, hai parlato di mondo dell'associazionismo, hai parlato dell'importanza della rete fra noi donne, hai parlato di donne che hanno sempre amato questa città, donne che hanno messo a disposizione la loro professionalità, la loro arte, sempre per far crescere tutta la collettività. Nel frattempo ti comunico che è arrivata la consigliere D'Amico che hai prima nominato e la ringraziamo per la sua battaglia a favore del randagismo, per i cani, questo amore smisurato, e tutti coloro che tramite la cultura, tramite lo spettacolo, poi possono comunicare non soltanto la bellezza di classici, come hai detto tu prima, Romeo e Giulietta, Alice nel Paese delle Meraviglie, ma comunicano umanità, comunicano la bellezza dello stare insieme. E hai nominato tante persone che sono chiaramente dietro nel CAS e io mi associo con i tuoi ringraziamenti a loro. Io ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a riempire quel cartellone di Ciak ripartiamo dalla Lamezia, che all'inizio era un pochino molto timido, pian piano ha preso quota, si è messo in cammino, non finirà, continuerà anche a gennaio, però abbiamo capito fino a dicembre, abbiamo compreso che è vero risorse economiche non ci sono, ma avere dei cittadini che amano così tanto la propria città, quella è la risorsa più importante, quindi penso che abbiamo tutte le risorse per poter continuare a vivere in maniera straordinaria questa città, quindi continuiamo, continua tu Tiziana, voglio rivedere Romeo e Giulietta su un altro palco e anche tu uomo continua a sostenere le tante iniziative che si stanno muovendo nella città di Lamezia, velocissimo ma ti do la parola, mi dicono che i tempi sono stretti, va bene, Luigi Talarico lo presento io. Grazie, buonasera a tutti per essere intervenuti, buonasera anche gli amministratori di questa città, io li ringrazio perché grazie a loro se si riescono a fare queste manifestazioni, ne abbiamo portate qualcuna nelle periferie più rare quest'estate, nonostante il Covid, però ci siamo riusciti ugualmente. Io li ringrazio, ringrazio le donne, specie le donne Luisa Vaccaro, perché è una donna insostituibile, veramente è immane. E poi la collaborazione dell'amministrazione, del sindaco, l'apertura che c'è stata verso le associazioni. Io sono uno e non sono nessuno, abbiamo fatto una squadra, ci siamo riusciti in sicurezza e questo mi gratifica perché è anche il mio lavoro, lavorare in sicurezza e non devo dire nient'altro, grazie a loro e grazie a chi ha creato lo spettacolo vero. Godetevi la fiaba di Alice, buon divertimento. Per te coloriamo stasera, ma il mio cuore lo sa,
situazione. Il nuovo regno dovrà risplendere di un rosso fiammante. Non ce la faremo mai. Calmati, ma perché ti agiti così? Faremo come abbiamo sempre fatto e risolveremo tutto in quattro. E quattro? Otto! In fondo, se non suonano le campane, vuol dire che l'incoronazione non è ancora avvenuta. E senza incoronazione non c'è festa dell'incoronazione. Senti, rintocchi di campana all'orizzonte? Lontani scampanii che turbano questo magico silenzio. Effettivamente... Niente! E allora, calma! Calma e serenità! Sento come... delle campane... Le campane! Dobbiamo fare presto! Dove vai? È tardi! Di là! Giorno in cui vengo chiamata ad assumere l'alto onore di governare il paese delle meraviglie. Eppure, ognuno di voi sa quanto al contempo triste sia il mio cuore. Con oggi, infatti, è giunto il momento di dire addio alla speranza che la regina bianca torni fri con noi. Oh, sì, lo so, è terribile. Ma ormai, la sua scomparsa da quando ella partì per quella delegazione oltre i confini del regno si protrae ormai da troppo tempo. Forse ella non ha avuto la possibilità di tornare, o forse, è triste pensarlo, ella ha scelto di non tornare più. Ma non spetta a noi domandare i motivi per cui ella si è sentita in diritto di abbandonare il suo popolo che pur così tanto l'amava. Ed è per questo che da oggi le cose del mio regno cambieranno. Why? Why a chi sarà a rimpiangere soltanto nominare la vecchia regina bianca? Gli sarà tagliata la testa! Questo stesso colore preferito. Quell'insulso inutilmente candido bianco sarà bandito dal mio regno. Tutto si coprirà
di rosso. Rosso amaranto, rosso vermiglio, rosso pompei, rosso bordeaux, ma l'importante è che sia rosso. E basta con quei giochi così infantili, quell'inutile e dannosa fantasia. Basta! Ordine, disciplina, razionalità. Nessuno turberà mai più l'ordine del mio regno. Nessuno senza il mio permesso uscirà dal paese delle meraviglie. Nessuno! Quando dico nessuno, potrà mai più entrarvi. Alice! Matematica. Sì, le espressioni. Me ne mancava una. Alice. Ma perché non sono espressiva? Non sei più una bambina. No, ormai sei grande. Ah, questa sì che è un'espressione. Oh! Mamma mia, che impressione. Oh! Basta così, basta così. Io non lo so più. Regole su, regole giù. Giocare non si può. Nessuno che mi dica mai se almeno tu perché. Devo usare tutti questi paroloni che io non ne capisco. Alice? Ma... Oui? Hai finito gli esercizi di lingua francese? La lingua? Francese! Oh, regual. Ma no, ma dobbiamo ripassare la divisione en syllabe. Pesante! Un bureau. Un bureau. Un bureau. Un bureau. Boom. Un bureau. Un bureau. Un bureau. Un bureau. Alice, ma cosa mi fa fare? Ma non posso... Non la mi ascolti mai qua. Sei come lei. È un mondo che non va per me. Io voglio sogni e tanta magia. Ma un posto così. Dentro. Basta così, con le pistole. Alice, non sei più una bambina, ormai sei grande. Ah! Grande. Sai tu dove sei, fa fare tu come vuoi, quando fai come tu. Ma io lo so, frequenterai la buona società, c'è un posto, c'è. Adesso esiste un regolamento? E chi l'ha scritto? Ma soprattutto, dove è conservato? Vorrei davvero poterlo leggere con i miei occhi. Sono sicura che c'è scritto molto di meno di quello che mi vogliono far credere. E se invece trovassi scritto tutto? Beh, allora strapperei anche qualche pagina. I grandi a questo mondo li cambiano di continuo i loro regolamenti. Che non potrebbe farlo anche una bambina?
Vorrei tanto avere un mondo come piace a me. E vorrei che tutto fosse come non è adesso. Tu non cambieresti mai, io con me ti porterei. Amore! Dolce piccina, chissà cosa starei sognando. Con questo tuo musetto, così imbronciato, cosa c'è? Cosa? Hai un'aria così stanca. Vorresti dormire ancora un po', non è vero tesoro? E allora dormi. Tanto ai giorni d'oggi hai tutto il tempo che vuoi. Tempo. Svegliati, Alice, è tardi. Meraviglia. È tardi, non possiamo fare queste cose, è tardi. Sbrigati, Alice, è tardi, non c'è tempo. Ma perché mai dovrei fuggire? Ma quale perché mai dovresti fuggire? È tardi, te lo sto ripetendo, è tardi. Ma perché mai dovrei fuggire? E poi, assieme ad un coniglio che non conosco e che non fa altro che consultare uno strano orologio da taschino che sembra un cipollone. Cipollone? Ma perché mai il mio orologio da taschino sembrerebbe uno cipollone? Beh, in effetti, più che dell'orologio, ci sarebbe da parlare del panciotto. Perché? Cos'ha il mio panciotto che non va? Sentiamo. Assomiglia alla tenda che sta nel salone delle feste di mia nonna. Assomiglia alle tende che stanno tenendo le feste di... Bimba mia, non faccio per vantarmi, ma sono veramente pochi conigli in grado di indossare con tale disinvoltura un capo di eleganza e raffinatezza così. Bisogna saper usare, sai, è vintage. Bimba mia, oggigiorno c'è un gusto così massificato e appiattito. Ma d'altronde cosa vuoi farci se questo è il tempo che corriamo? Tempo che corriamo. Tempo, ma non puoi farmi perdere tempo con simili bagianate. Per quanto definire bagianate panciollotti e ciampollotti non è del tutto corretto. Scusi, ma lei... Bimba, sto bagianando. Dicevamo, definire panciollotti e ciampollotti. No, panciotti e cipolloni. Panettoni e ciambelloni. Panciotti e cipolloni. Pantaloni e mutandoni. Panciotti e cipolloni. Basta, mi stai facendo confondere. Oops. D'altronde questi sono argomenti un po'... come si dice... complicati. Esatto, ci sarebbe bisogno di tempo. Esatto, tempo. 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 Uh-huh. Tempo. Ah, Alice, è tardi. Aspetta, dove vai? Al centro della terra. Poco ci manca. Coniglio, dove sei? Alice, sono qui, da questa parte. Meraviglia. Ai, così mi fai male. Domando scusa, signora? Serratura, la porta di servizio al vostro servizio. Mi faccia passare, ho bisogno di raggiungere un mio amico. Ai,
Ma cosa stai cercando di fare? Ma io sono chiusa, ma anche la tua mente lo è. Ho capito, è impossibile passare. Impassabile non vuol dire impossibile. Ma se tu non ti apri... Ma te l'ho già detto, bambina cara, è la tua mente che devi aprire. Eccola lì la tua chiave. Ma è troppo in alto, non riuscirò mai ad arrivare fin lassù. Perché non provi con quella bottiglia? Bevimi, speriamo solo che non sia cattiva. Ecco la chiave. Ma come sei diventata piccola? Sei tu che sei diventata grande. Oh, mi sa che hai alzato un po' troppo il gomito, bambina. Ai! Ma cosa stai cercando di fare? Non è questa la porta, è quella piccola. Quella? Ma io prima ero piccola, adesso non ci entro. Beh, mi dispiace, Alice. Game over. E adesso? Dove vado? Alice! Coniglio, aiutami! Prova con quel biscotto! È tardi, è tardi, è tardi! Mangiami. Spero solo di non peggiorare la mia situazione. È un onore per me farti passare. Le porte per te saranno sempre aperte. La 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 la
Si può sapere dove ti eri cacciata? Mi hai fatto spaventare. Veramente sei tu che te ne sei andato? Sei scappato e non ti ho visto più. Ma come ti permetti? Non sono mica un coniglio io. Corro perché non c'è mai tempo. Mamma mia, ma anche qua non c'è mai tempo. Pesante. Piccola. Allora, vieni, mettiamo qui, subito le cose in chiaro. Io non sono piccola. E va bene, non sei piccola, sei grande. Sei grande, sei grande e grossa. Sei un palazzo, sei una gira. Sei grande. Ti vuoi calmare? Adesso mangio un po' di questo biscotto e... Visto? Ma visto cosa? Non è successo niente. È vero, non riesco più a tornare piccola. Non riesci più a tornare e adesso piccola. Come faccio, coniglio? Adesso come fa? Coniglio, aiutami. Coniglio, aiuta. Coniglio, coniglio, aiuta. Coniglio, coniglio, calmiamoci. Forse è solo questione di tempo. Ma noi non abbiamo tempo. Adesso tu mi segui e vedi di non perderti. Allora. Gentile signore, visto che oramai sono diventata grande, lei non mi tratta più da mammina, è chiaro? Sì, fa pure la spiritosa. Gentile signorina, se vuole avere la compiacenza di seguirmi. E comunque, davvero uno splendido spettacolo. Non avevo mai visto dei fiori cantare. Possono fare di meglio, sai? Ad essere sincera, non li avevo mai visti neppure parlare. Ma certo che qui da noi i fiori parlano, sempre che ci sia qualcuno per cui ne valga la pena. Meraviglia! Nel mio giardino i fiori non parlano quasi mai. Questa è bella, ma da quale giardino mai vieni? Ma io non vengo da un giardino. Cioè, la mia casa ce l'ha pure un bel giardino, ma cioè non è proprio così bello. Certo, se somiglia a lei. E non si era mai visto da queste parti un fiore con colori così inappropriati. E con un gambo così lungo. E non profuma neanche tanto. E certo, io non sono mica un fiore. Volevo ben dire, era troppo diverso da voi. È soltanto l'erbaccia. È la peggior specie. Non è carino che solo perché sono diversa da voi, voi... Diversissima. Con quei petali che sei arricciati. Non sono per niente arricciati. Io adesso non capisco perché questi ce l'abbiano con me. Perché il tuo comportamento è sospetto. Sì. Ecco perché. Perché ti piace ascoltarli. Sì. Ecco perché. E nel nuovo regno ormai a nessuno piace più ascoltarli. Sì. Non come quando c'era la regina bianca. Lei sì che li avrebbe apprezzati. Ah, avevate una regina bianca. Perché adesso di che colore è? Perché adesso di che colore è? Lo sanno tutti che la regina rossa di cuori è rossa. Oh, regina di cuori. Dai mille colori. E se sai che hanno cantato, gli taglierà via la corolla. Gli taglia la che? Questa, la loro bella corona di petali. Piuttosto, non sarei mica una spia. O una spina. Non avrei mica intenzione di denunciarli. Farli sbattere in prigione. Per vederli appassire piano piano. E tutto questo solo per una cantatina clandestina. È questo che vuoi? No, no, aspettate, io non intendevo dire questo. Lasciatemi spiegare. La 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 la. La 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 la. Psst, ehi, tu, io? Vieni qui, li abbiamo seminati. Li abbiamo seminati? Aspetta, Li avete seminati? Ma ne sei proprio sicura? Che ne sai che li abbiamo seminati? Andavano di là! Ma se andavano di là? Chi andava di là? Quelli che abbiamo seminati. Ma quelli che avete seminati sono andati di là. Strano, strano, molto strano. Guardate, ve lo assicuro, tutti i fiori sono andati da quella parte. I fiori? Ma noi stavamo seminando i cuori. Dalle mie parti si sono sempre seminati i fiori. Sì, prima. Ma che colpa ne abbiamo noi se da quando c'è la nuova regina siamo costretti a seminare cuori? Da come ne parlate tutti, questa regina di cuori sembra essere davvero molto cattiva. Cattiva? Problematica, semmai. Strana. Senti chi parla. E senti chi ascolta. Io. E tu chi sei? Alice. Alice! E come è cresciuta! Come si è fatta bella. Quanti anni c'hai? Quanti anni c'hai? 9. Com'è cresciuta! Bellissima! Allora, se è solo Alice, dobbiamo dirle quella cosa. Che cosa? Io non lo so. Non mi ricordo. Vabbè, ciao! Ciao!
Priccio, Sticcio, aspettatemi, ma perché non mi volete dire quella cosa? Io voglio sapere quella cosa che mi volete dire. Ma noi non dire, ce la ricordiamo, ciao! Di nuovo! E adesso dimmi, come si fa? Ci hanno beccati proprio come baccalà. Scappiamo via. Ma non si può. A dire il vero io una bella idea ce l'ho. Non ti dispiace, vero Alice, se ci scateniamo un po'. Ma giusto il tempo di sgranchirci intanto il braccio destro, poi il sinistro, le sopracciglia, l'unghia del medio, anche il giro vita, tasso e metà tarso, petto in fuori, trippa dentro e vai. Voilà! Occorre gran velocità, le corpo a scappare nel mio vai, lasciare i problemi dietro il coglio. Non ci voglia più, il fiore, non fa una distanza, e verte il metodo di scopri, frega, carte che ci fanno, non c'è vai. Ma dai, prenderlo giusto vitto e alloggio. Tende una taglia sopra la vostra testa? Sotto, vorrei dire. I gemelli Priccio e Sticcio wanted nelle migliori carceri. Gemelli, ma siete così diversi fuori. Ma che importanza c'è ad essere diversi, Alice? Chiedetene un po' a quei fiori. Ma lasciali, sono solo un mazzolino di fuori. Anche se grandi e grossi sembrate due bambini. Allora come mai due tipi come voi non fanno che fuggire? Ti è giusto tu? Io spiegatemi perché. Scusate le luci. Eravamo i giullari della regina bianca. Eravamo la festa. Era sempre una festa. Meraviglia, i giullari della regina bianca! Priccio e Sticcio. E siamo qui? Per servirla. Ah, era da tempo che non mi divertivo così. Ma aspettate, che cosa state facendo? Come mai non vi scatenate più? Ancora? Ma che scherzi, Alice, noi abbiamo una certa età. Guarda me, quando ero giovane, ero una 38. Com'è cresciuto! Me la dareste una mano a ritrovare un mio amico? Certo. Amico. Amico, fino a poco tempo fa è un coniglio, molto tenero e un po' buffo. Ho perso le sue tracce e adesso non so più cosa fare. Un coniglio? Sì. Col panciotto? E il cipollone? Sì. Con l'orecchio paffutone? Con la piccola rufata? Sì, l'atteggiamento più apprezzato? No, ci spiace. Ma come? Era esattamente la descrizione esattissima del coniglio bianco che stavo cercando. E adesso cosa faccio? Quando si è confusi. Quando non si sa cosa fare. Solo l'oracolo del bruco. Ti può aiutare. Il bruco! Ecco cos'è che dovevamo dirti che non sapevamo dirti. Lui ha una risposta giusta per tutte le domande. Una domanda giusta per tutte le risposte. Capito, no? Veramente non capisco. Allora ci vediamo vieni dal bruco e capirai. Forse. Vieni Alice, seguimi, vieni. Priccio, Priccio, aspettate. Ma io voglio soltanto il mio coniglio. Coniglio, coniglio, dove sei? Ho trovato questo qui. Voglio dipingerlo di rosso. Oh, ma che bella idea. Scusate se mi intrometto, ma lui è un coniglio bianco. Non potrebbe mai diventare un coniglio rosso. E allora sarà un coniglio bianco-rosso. Ma ha ragione, sotto quella vernice rossa. Aspettate, un conto è il colore che ci riveste esteriormente, ben altro è la natura di cui siamo fatti. Lo dicono anche Priccio e Sticcio. E poi sono sicura che se tornasse la regina bianca. Se tornasse la regina bianca, sai cosa direi? Cara la mia regina rossa, si può sapere perché te ne sei andata lasciandoci nelle mani di quella pazzoide della regina di cuori che vuole tagliare la testa a tutti e dipingere tutto di rosso? Ma per carità, perché mai tutto di rosso? Il rosso è un colore bellissimo. Ma tutti i colori sono bellissimi. Vero, coniglio? Cosa, coniglio?
pazienza se tutto il mondo fosse come vuoi tu. Se anche i giorni ed il tempo non tornassero più. Lo so, è commovente. Cari, pensa se poi tutto quello che c'è fosse solo bianco, puro e limpido bianco, semplice. Fiocco di neve e i sorrisi che fai, come l'abito e il viso quando ti sposerai. Forse così tornerebbe con voi la regina bianca, come fosse un disegno fatto sopra un bel foglio bianco per noi. Di bianco tu vento poi soffierà, e come era un tempo si coprirà d'incanto. Di bianco il vento poi soffierà, e tutto qui intorno si coprirà di bianco. Giù dal cielo, bagnare la terra dell'amore che noi. Di bianco, un vento poi soffierà, e tutto qui intorno si coprirà di pianto. Coniglio, vieni qui! Alice! Non scappare, ho una certa età! Tanto non mi prendi. Guarda tu. Guarda, si è fatta sera. Perlomeno questo non è cambiato. Che cosa intendi dire? Nulla è più come prima, da quando la regina di cuori ha preso il posto di quella rossa. Ma era così tanto diversa la vita quando c'era lei. Era così tanto più bella, forse vorrei dire. Ah, ed anche lei era molto bella. Beh, era dolce e gentile con tutti. Anche se, ad essere sinceri, credo di essere stato sempre il suo favorito, sai. Ti voleva davvero molto bene? Diceva che ero molto tenero e buffo. E sai mantenere un segreto? Molto spesso di notte mi abbracciava. Come adesso io e te. Beh, è diverso. Tu lo fai per timore, per paura. Lei lo faceva per tenerezza. Con dolcezza, sai. Un abbraccio e un abbraccio, e quel gesto che poi dice senza parlare: tu non lasciarmi mai. No. Ecco perché ci si dice mio amore, ti stringo forte. Ho tanto sonno. Posso abbracciarti forte forte? Certo. Tutte quelle brutte storie sulla regina di cuori. Spero tanto che torni la regina bianca. Già, lo spero anch'io. Piccola. Io sono qui, se ogni tanto dovessi dimenticarlo. Chiudi piano i tuoi occhi, chiudere il cuore mai. Mi taglierà la testa. Solo una bambina, brutto pelo pa-
pallido che non sei altro, ma non lo sai che una sola piccola bambina può recare più danni del mio regno di 100 regine bianche! Ma io ho controllato i legni in lungo e in largo e non c'era nessuna bambina! Strano, dal momento che è entrata dalla tua porta, la tua fortuna è che da quando ci sono io nel regno i bambini non possono più entrare. Il mio sortilegio avrà già colpito anche lei. Perdete vostra infanzia voi che entrate, la piccola è grande! Ma è terribile! Augurati per la tua pelliccia che non abbia ancora incontrato il... Quante lettere? 1, 2, 3, 4, 5... Il bruco! Scusi, non volevo! Ero tu pure lo scettro. Lo sapevo. Maestà! Li abbiamo riacciuffati. Erano nel bosco. Quale zona del bosco? Dalle parti del bruco. Ah, non lo devi lasciare! Però stai calmo. È l'unico che può sconfiggermi, è l'unico che può far tornare la regina bianca, è intoccabile, è invincibile. Ma maestà, lo sanno tutti, è impossibile svegliarlo dal suo lungo sonno e nessuno mai è riuscito a svelare gli enigmi del bruco. Lo devi nominare! Perché grida? Piuttosto, che ci facevate voi due dalle parti del... quello là. Bru, che avevamo un po' d'erba, sa, raccoglievamo rametti. Sa, siamo amanti del bruccolage. Volevamo costruire la miniatura del ponte di Brooklyn. Fate gli spiritosi. Avete voglia di scherzare. Molto. Sbatteteli in prigione. E se domani avranno ancora voglia di ridere, fategli solletico. E tagliategli la testa. Sì, maestà. E tu che ci fai lì in piedi? Subito. Portatevi anche lui, e se domani non avrà ancora confessato, tagliategli la testa! Faccio da solo. Meglio prigioniero lì dentro che schiavo qui fuori. Bravo! Bravo, commovente! Bravissimo! Un'ultima cosa. Chi era guardia di Princesticcia stanotte? Io, maestà! E tagliati la testa! Sì, maestà! Avete fatto un grosso bruco nell'acqua! Bruco, oh, cattiva! Bruco, cattiva! Oh, i miei poveri nervi! Io non sono così! Ti spiri, ci scaltri, traditori al mio cospetto, cospiratori dappertutto, tutti artefici del mio sospetto. Statemi lontano! Tutto bene? Posso continuare? Grazie. O farò una passione. Acqua per cortesia. Sua maestà, si secca, ha un mancamento. Un'ambulanza, presto, presto, un'ambulanza, per l'amor del cielo. La regina sta male. E mo come se va? Possessione, confusione sarà un disturbo di me. Per attività ce l'abbiamo sempre avuta. Calore. Guardi, lei secondo me è matta. Non dormo più. Beh, l'età si sa. Rossa, non farla stupida stasera. Tutti insieme, per favore, calma. C'è lo scianzo, la tutela, Kama Sutra e Tai Chi, Shanta che ti passa, Chakra quando vuoi, ma il rimedio qui fai lo yoga e vedrai. Veloci, veloci, dai, su, per favore si distenda, maestà. Ascoltate il vostro respiro, tutti insieme, ispirate con me e respirate, per favore, respirate, respirate. Non funziona con me. Si alzi, guardi. Proveremo un'altra terapia. Ci vedremo giovedì prossimo. Non per la prossima terapia. Più. Mi raccomando, energia non faccia tardi. Positiva. We'll be right back.
lettura dell'editto straordinario di vostra maestà, la regina di cuori. Un fatto gravissimo si è verificato nel nostro regno. Infrangendo le più severe leggi dello Stato, è stata clandestinamente introdotta nei nostri confini una bambina di nome Alice. Il coniglio bianco, colpevole dell'alto tradimento, sarà presto giustiziato. Chiunque offra ospitalità alla bambina sarà immediatamente arrestato. Si ordina alla piccola Alice di costituirsi spontaneamente, così sarà molto più facile tagliarle la testa. Un fatto gravissimo si è verificato nel nostro regno. Infrangendo le più severe leggi dello Stato, è stata clandestinamente introdotta nei nostri confini una bambina di nome Alice. Il coniglio bianco, colpevole dell'atto tradimento, sarà giustiziato. Ma perché vogliono tutto questo da me? Sì. E perché tutto quanto adesso? Io sono soltanto una bambina. La notte scende su di me, si ferma qui, non va più via. Davanti ho mille strade, ma non so qual è la mia. È buio e adesso non c'è più la luce che vedevo in lei, in quella bimba che riempiva un tempo i sogni miei. Mi manca lei, lo sento ancora, mi manca lei. Così sincera, quei giochi suoi non mi appartengono più. Mi manca lei, nella sua voce ritroverei la mia voce, e allora sì, sarei felice.
sei tu? Chi sono io? Vorrei davvero saperlo anch'io. E che mi stanno capitando tante di quelle cose così strane. Quali cose così strane? Se solo penso al fatto che sto cambiando forma in continuazione. Cambiare! Fino a poche ore fa ero una bambina di 9 anni. Ora invece continuo a crescere dentro e a cambiare. Beh, non è poi così strano. Anch'io presto dovrò cambiare forma. E quando toccherà a me, sarà il momento giusto. Ma il momento giusto per cosa? Ma per trasformarmi da bruco in farfalla. E perché cos'altro, se no? Ma allora lei è il bruco? Questo sì. Che spirito di osservazione. Domando scusa. E che sono così sottosopra? Forse perché sei grande e non dovresti esserlo ancora. Che cosa intendi dire? Che non sarò mai grande abbastanza per poterti capire? Forse lo sei troppo. Ecco, questa deve essere una delle sue famose risposte che sembrano domande o domande che sembrano risposte. Sono semplicemente dei consigli larvati. Del resto, sono un bruco. Sì. Ma io oramai sono così, che ti piaccia o no. E se i tuoi consigli larvati vanno bene soltanto quando si è piccoli, allora io non ho più bisogno di te. E se esistesse sempre, anche da grandi, il modo di tanto in tanto di ritornare piccoli. Lo sapevo, io non sarò mai piccola o grande abbastanza per poterti capire. E nel labirinto delle tue paure sarai piccola e grande, non valgono misure. Nel labirinto delle mie paure? Ma quello che dici è un labirinto. Io voglio soltanto salvare il mio coniglio e voglio tornare a casa mia. C'è un unico sentiero che conduce verso casa. Il meritato premio per chi lo troverà. Il giglio luminoso, amato dai presenti, che ha perso tutti i petali e ancora non lo sa. Che strano enigma. Difficile? Porta con te questo fungo. Ha proprietà magiche. Fidati, piccina. Ho imparato a non accettare più nulla dagli sconosciuti. Non sono più una bambina. Ed io non sono uno sconosciuto. L'enigma è terminato. No, aspettami! Ti prego, aspettami! Aspettami! Il giglio luminoso, amato dai presenti, che ha perso tutti i petali ma ancora non lo sa. Che cosa avrà mai voluto dire? Devo trovare un giglio luminoso! Sì, ma un giglio com'è fatto? Un giglio è lungo! E bianco! Ma certo! Un giglio luminoso e un giglio bianco. Un giglio bianco che ha perso la corona di petali. Il bianco, la corona. Ho trovato la regina bianca. Ora che lo so, io la cercherò. Se ritornerà, lei mi salverà. Sì, io tornerò da lei. Occhi e senti, io sono qui. Chiudi gli occhi e senti, io sono qui. Mi manca a te, posso rivivere che sei. Thank you.
posso offrire una tazza di tè? Alice, ti sei persa. Questa voce? Di chi è questa voce? Ma che cosa mi sta succedendo? Allucinazioni? Sono proprio a pezzi. E chi non lo è? A te non ti stanno antipatici quelli tutto d'un pezzo? Sì. E allora? Sì, proprio devo essere sincera, un po' sì. E allora? Qual è il tuo problema? Senti. Meraviglia. Allora? Il mio problema? Il mio problema è ritrovare la regina bianca. La regina bianca? Sì, sono sicura che lei è tornata nel regno. E l'hai trovata? Ti ho appena detto di no! Non ti arrabbiare! Sembri quasi la regina di cuori. Domando scusa, è che sono proprio fuori di me. Ti confesso un segreto, ce ne eravamo accorti! Meno male che sono cresciuta, altrimenti sai che paura. E poi io non capisco che cosa ci sia da ridere. Qui mi vogliono tagliare la testa. Non mi sembra un problema perdere la testa. Anzi, potrebbe essere la soluzione. Al mio enigma? Ma no, bambina. Il mio è un discorso senza né capo né coda. Non è un enigma e non c'è soluzione. Ma io è proprio della soluzione che ho bisogno. Ti spiego. Sono stata dal bruco. Sei stata dal bruco? Sì. Sono stata dal bruco e lui sì che mi ha sottoposta a un vero enigma. Il giglio, i petali, la corona e invece niente. Altrimenti questa soluzione l'avrei già trovata. Ho cercato la regina bianca dappertutto, tutta la notte. Evidentemente non ho ancora la soluzione al mio enigma. Ma si può sapere con chi sto parlando? Qui non c'è nessuno. Sono qui, piccola. Meraviglia delle meraviglie. La tua soluzione ce l'ha il cappellaio matto. E dove devo andare? Dove lo trovo? Segui il tuo istinto. Continua a seguire il tuo istinto. Quante direzioni. Eppure una di queste porterà di certo al cappellaio matto o addirittura alla regina bianca. Coraggio, Alice, per una buona volta fa come ti dicono, segui il tuo istinto. Di qua! Brava piccola, continua a seguire il tuo istinto. Dal cappellaio matto, vai piccola, vai! Ed ora, signore e signori, sintonizzati sulle onde medie della vostra Radio Wonderland, Tea Time Show. Lo show per te all'ora del tè. Sono la vostra Lepre Masolina e come ogni giorno vi terrò compagnia per le prossime 2 ore. Ed ora, signore e signori, il mio ospite d'onore. Prego. Senno a testa in giù, venne ed è, non trova più, mettici, io non trovo le orecchie, io, e voilà, è stata colpa del tè. Volete sapere un segreto? La magia non esiste. Eh? Se non esiste,
chi crede alla magia. Ah, ho capito. Perché è normale pensar di essere un folle, ma solo un folle crede di essere normale. Aia. È da 4-5-6 generazioni che il mestiere di reggere è sempre stato quello là. Sì. Già mio padre, più mio nonno, del bisavo lo servivano alla corte quando c'era sua maestà. Già fare i cappelli perché la testa può scapparti da un momento all'altro se sei come noi. Ma da quando c'è la rossa che vuoi farci col cappello, se una testa manco sai se ce l'avrai. E da dove sono in qua, vivo la mia libertà. È così che mi va. Ho passato la più bella infanzia che un bambino possa mai avere. Gioca e gioca, sai com'è? Non mi sono mai deciso di diventare un vero grande. La foglia l'ho messa tutta nel tè. E voilà. Prendi un po' di te, bianco, rosso, verde, come più ti senti il cuore. Fermati con me, vivere il momento. Questo è il trucco di chi non ha niente come me. Vivi il dono del presente, lascia quello che non c'è. Resta con noi, lascia pure il tempo libero di disegnare quello che sarà. Se con questa folle vuoi lasciar, resta con noi, l'orologio del tuo cuore dice che l'ora vende. Folle chi lo dice, che si crede di non essere un'ed annega dentro questa bibohème. La canzone non è poca, chi la faccia non tappio che è così. Chiudo qui, prendi pure una tazza di tè con me. Voilà. Allora, cara la mia lepre Marzolina. Sì? Si può sapere che ora si è fatta? Sono le 5, è vero? Ah, non è vero. E allora se non è vero che non è vero, vuol dire che è vero, sono le 5. Prenderò del tè per tre. Abbiamo ospiti? Tanti begli ospiti. Tanti begli ospiti, già, 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 già. E allora lista. Lista! Ah. Abbiamo una nuova ospite. Già. Alice. Chi è costei? È una bambina. Così? No. Cosa? Ah, una bambolona! Già. E dov'è adesso? La piccola si è persa. Si è persa, eh? Male. Ma posso suggerire il paguro? Grazie. Navigatore. Alice. Tra 20 funghi. Ma chi è questo? Girare a destra. Mantenere la sinistra, forse. Ricalcolo. Proseguire per altri 10 gigli. Farla giravolta, farla un'altra volta, fare 5 passi indietro. 5, 4, 3, 2, 1, mezzo, girarsi, arrivo, Alice! Non sai da quanto tempo ti stavo aspettando. Scusate. Ma vi sembra questo il modo di accogliere una signorina? Ha ragione, perché è una brava bambina, perché è una brava bambina, perché è una brava bambina, nessuno lo può negare. La smettiamo di fare i bambini? La smettiamo di giocare? La smettiamo di fare i bambini? La smettiamo di giocare? Signori, lasciateci soli. Antipatico. Anche tu, lepre, via. Antipatico anche tu. E il telot prepari da solo la prossima volta. Antipatico. Lei è il cappellaio matto, non è vero? Ma come ti permetti? Non ti hanno insegnato che non si dà del lei a un cappellaio? Il gatto mi aveva assicurato che lei... Che tu avevi la soluzione. Ero sicura di dover trovare la regina bianca, ma a quanto pare non è così. Ma tu credi che io sia matto? Perché? Che cosa hai fatto finora? Ho giocato, Alice. Ho semplicemente giocato. Tu hai dimenticato come si fa. Non l'ho dimenticato. Non lo posso fare più. E chi lo dice? Tutti lo dicono, sono grande ormai. E i grandi non possono giocare? Ma non ti manca? Che cosa? Come cosa, Alice? La spensieratezza, la leggerezza, il gioco. Quella Alice non esiste più. Ne sei sicura? Tu ora sei pronta, ora si torna indietro.
Sei tornata finalmente. Ti stavo aspettando. Sono tornata soltanto perché voglio salvare il mio coniglio e tornare a casa mia. Risolvi l'enigma e tornerai a casa tua. Ma è troppo difficile il tuo enigma. Allora fa il contrario. Torna a casa tua e risolverai l'enigma. Ma che cos'è questo, un altro enigma? Basta, io sono stufa e non ce la faccio più. Ero sicura di dover trovare la regina Bianca. Ero sicura che lei fosse tornata nel regno. E l'hai cercata? Dappertutto. E non l'hai trovata? Non c'è, non è mai tornata. Sei sicura? Ascoltami bene. Non sono più sicura di niente io. E sono stanca. Stanca di dover sempre fare avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Indietro! Per trovare la regina Bianca dovevi solo tornare indietro. Ma che cosa significa tornare indietro? I tuoi enigmi sono troppo difficili per me ed io sono troppo piccola per risolverli. Ma come? Non eri grande? Non è vero. A tutti lo hai detto. Ai fiori hai detto di essere grande. Non è vero. Al cappellaio ti sei lamentata. Non è vero. Perché eri una signorina. Non è vero. Al gatto cosa hai detto? Non è vero. Di essere cresciuta. Non è vero. Anche al bianconiglio hai detto no. Di essere grande. Non è vero. O forse ora lo io neghi. Io sono piccola. Sono piccola. È compiuta. Riccio e Sticcio, e siamo qui per servirla. È un onore per me farti passare. Le porte per te saranno sempre aperte. Non come quando c'era lei. Lei sì che li avrebbe apprezzati. Si può sapere perché te ne sei andata lasciandoci nelle mani di quella pazzoide della regina di cuori? Non sai da quanto tempo ti stavo aspettando. Sai mantenere un segreto. Molto spesso di notte mi abbracciava. Porta con te questo fungo. Sono io, la regina Bianca, sono io. Bentornata, regina Bianca. Tagliatele la testa! Puoi salire al trono, piccola regina. Accomodati pure. Vedremo se riuscirai mai ad uscire da questo labirinto. Aiuto, aiuto, paura. Non abbandonatemi, non lasciatemi sola. Non sei sola, Alice. Ci siamo qui noi, non avere paura. Coniglio, aiutami. Che cosa devo fare? Che cosa devo dire, coniglio? Devi riconquistare il tuo trono. Alice, sei tu la regina. Guarda le tue guardie, ti riconosceranno. Io non so come si fa, non so cosa devo fare, cosa devo dire. Dettale tu, la aiutatemi. Dettale tu. Ora! Fermi! Le tue paure. Sarai piccola e grande. Non valgono misura. Il bruco. Oh. Pensa se tutto il mondo fosse come vuoi tu, se anche i giorni ed il tempo non contassero più. Pensa se poi tutto quello che c'è fosse solo bianco.
casa laggiù. E tutto era bianco. Ce l'abbiamo fatta. C'eri. Eccoci qui. E bastava soltanto tornare indietro e fare il disegno di quel nostro bel sogno bianco per noi. Perché hai paura? Ti prego, non mandarmi in esilio. Quando sarò mandata via dal regno, cosa farò mai? Perché voi grandi considerate l'infanzia come un regno dal quale una volta usciti è impossibile tornare indietro? Perché parlate di esilio? Perché parlate come se la vita fosse divisa in paesi separati da confini e da frontiere, da limiti valicabili una sola volta e per sempre? Ah, già. Dentro il nostro mondo non avete voglia mai di tornare come noi per scoprire quel che siete. Tu devi andare, vero? Sì, noi non ci rivedremo mai più. Non dimenticarti di me, eh? Però mi piaceva. Coniglio! Alice, ce l'hai fatta alla fine! E adesso noi cosa faremo? Fiesta! Cappellaio! Siamo in ritardissimo e dobbiamo rispettare uscita e entrata. Grazie, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia divertito. Io faccio un applauso a tutti, bravissimi, anche perché noi siamo abituati più al teatro, quindi è stato un evento particolare. Ad Andrea in particolare, che 5 minuti prima era in ambulanza, si era sentito male. Fatti avanti e fatti applaudire, ha fatto tutto. Grazie a tutti, io non l'ho lasciata per ultima, tra le varie meravigliose donne con cui collaboro devono salire le bellissime ballerine della scuola di danza Ruskaya e Sephora Caimano. Eccole qua, splendide, io cammino come loro di solito per adesso. Ah, eccole Alice, eravate sparite. Sephora? Non c'è, l'abbiamo persa. Dov'è la vostra maestra? Maestra, dove sei? Saluta, di ciao, grazie. Allora, un applauso a queste bellissime ballerine. Vi ricordo che in sicurezza sono iniziati tutti i corsi, il nostro corso di teatro, il corso di danza. Eccola, un applauso. Hanno reso questo spettacolo ancora più bello, le mie farfalle, le mie bianchine bellissime. Io le chiamo le seforine. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera, grazie.